5 minuti per terra. E dove parliamo degli anni 55, 60, era ancora poco lavoro, ci c'erano molti soldi che facevano fatica a sbarcare il mare. E di pronto che tante volte arrivavano a casa nostra, si stringevano anche posti a tavola e quello che c'era si divideva tranquillamente. E poi anche per non rimanere isolati dalla solitudine, spesso venivano a trovare il nonno o mio padre per scambiare qualcosa di più. E noi ci chiedevamo sempre da bambini, questo nonno che andava e veniva da Roma, aveva mille cose da fare, diceva, lui spesso ci portava con lui. Padova, tutte le vari spostamenti dal campo a Padova, e non avevamo l'esatta dimensione di quello che faceva o non faceva. L'abbiamo capito dopo col tempo e abbiamo visto la grandezza di quello che ha fatto. Lui non aveva paura di andare da qualsiasi personale, lui era con Mussolini, scusa di essere sordo, ci ha chiesto mille cose, andando via ha detto sì sì grazie sempre, fingendo di non capire cosa mi diceva Mussolini, e poi alla fine ha ottenuto tutto quello che chiedeva. Aveva un rapporto con le persone per dire chi era. L'infermiera che ha trovato l'esame 10 maggio del 66, ha detto, lo conosco, era una persona da quella che si diceva, la bontà. E su quella strada ha cercato di proseguire anche lui, facendo qualcosa per gli altri, nei soldi, nella fattispecie, ha fatto il mio Cesare, come ha fatto il mio Lino, non ha fatto il mio. E abbiamo continuato. Poi il mondo si è voluto, diciamo che con un gran passino, cioè disperso le forze, però alla fine sono i momenti importanti noi dove sempre si ritrova tutto lo stesso. Grazie a tutti i signori per questo racconto che ci ha dato il bambino.